Chiederei innanzitutto al professor Cottarelli se ci vuol fare una panoramica dello stato dell'arte su Next Generation EU e innanzitutto anche proprio da quello che è sempre stato il suo osservatorio, cioè quello di una carriera fatta nel Fondo Monetario Internazionale, quali sono anche i movimenti che si muovono al di fuori dell'Europa, perché siamo in un contesto e abbiamo sempre più capito, sempre più fatto nostro, interconnesso dal punto di vista sia economico, sociale, ma anche sanitario, e quali occasioni l'Italia ha in questo preciso momento storico che può sfruttare. L'Italia è pronta, non è pronta, l'Unione Europea ha questa occasione di rilancio e la vuole sfruttare oppure no? Professor Cottarelli, a lei la parola. Grazie, prima di tutto grazie di avermi invitato qui, sono molto contento di essere qui con voi e mi devo scusare se alle 22 io devo lasciare la riunione perché poi c'è un collegamento televisivo. E seconda cosa, ci sono degli orrendi rumori di sottofondo. Sì, esatto. Se Enrico mi dai i poteri di ospite, ci penso io a disattivarli, così poi andiamo in scioltezza. Per chi volesse porre domande, ricordo di scriverle nella chat e esclusivamente in chat, poi ci penserò io. Come si sentono? Ecco, credo che la cosa si sia calmata. Ecco, grazie. Poi volevo sapere quanti minuti ho adesso per fare la prima presentazione, Ma se poi nel... volete fare subito delle domande dopo che ho parlato. Sì, se lei Allora io. le diamo anche 20-30 minuti Sì, come relazione certo. iniziale, poi interveniamo con le Va domande. bene, perfetto, grazie. Allora, dunque, il Next Generation European Union è una. Qualche modo una rivoluzione per le istituzioni europee, una rivoluzione che è stata invocata da molti nel corso della primavera come possibile contributo alla soluzione della crisi che i paesi europei stavano attraversando per effetto del Covid. Prima di parlare del Next Generation, volevo dare un attimo di background alla situazione attuale. La crisi ci ha colpito, ha causato una caduta del nostro reddito, del nostro PIL, ha creato un grande fabbisogno di finanziamenti da parte dello Stato italiano e degli altri stati. Perché questo? Perché quando c'è da sostenere l'economia servono soldi e poi perché quando si è in crisi le entrate dello Stato scendono e si apre un buco nei conti pubblici. Quanto è grande questo buco? Il buco è il deficit pubblico, il deficit è la differenza tra le spese dello Stato meno le entrate dello Stato. Questo buco nel 2019 era di 30 miliardi, quest'anno nel 2020 è stato di circa 180 miliardi, quindi da 30 a 180. Quest'anno si rimane su livelli molto elevati, probabilmente dell'ordine di 160 miliardi, forse più, i dati cambiano molto rapidamente, anche perché appunto facciamo un decreto ristori un mese sì e un mese no, quindi figuriamoci. Questi soldi da dove vengono? Al momento quasi tutti questi soldi che servono a finanziare lo Stato italiano non vengono dal Recovery Fund, che non è ancora entrato in funzione, vengono dalla Banca Centrale Europea. Bisogna anche mettere le cose in prospettiva. L'anno scorso la Banca Centrale Europea ha comprato titoli di Stato per circa 220 miliardi, di cui 170 nuovi acquisti, 50 rinnovo di titoli che già deteneva. E in pratica 170 miliardi è quasi l'intero deficit pubblico italiano. Qui si sono aggiunti i finanziamenti di un altro programma messo in piedi dall'Unione Europea, il cosiddetto meccanismo SURE per finanziare le casse integrazioni e cose simili dei diversi paesi. Quindi perché c'è stata la necessità, con tutti questi soldi che arrivavano dalla Banca Centrale Europea, perché c'è stata la necessità di mettere in piedi anche un altro strumento molto importante, il Next Generation European Union? Fondamentalmente per un motivo. La Banca Centrale Europea compra titoli di Stato finanziando i governi per motivi di politica monetaria, perché l'inflazione è bassa e allora per immettere euro nell'economia, per cercare di aumentare la domanda e quindi i prezzi perché l'inflazione è troppo bassa, fa questi acquisti.
Il che vuol dire che questi finanziamenti della Banca Centrale Europea ai paesi sono in qualche modo contingenti all'esistenza di un bisogno, dipendono dal bisogno delle politiche monetarie. Se per caso l'inflazione aumentasse, questi finanziamenti si dovrebbero interrompere. Se l'inflazione andasse al di sopra, ben al di sopra del 2%, che è l'obiettivo della Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Europea dovrebbe addirittura fare il contrario di quello che sta facendo adesso, non finanziare i paesi, ma vendere i titoli di Stato che adesso sta acquistando per riassorbire liquidità. E quindi sono finanziamenti assolutamente necessari nell'immediato, ma non hanno una prospettiva duratura. Per questo la stessa Banca Centrale Europea ha invocato durante la primavera l'aiuto da parte delle istituzioni europee, perché fossero le istituzioni europee comunitarie, non la Banca Centrale Europea, che è un'istituzione monetaria, a finanziare, a creare uno strumento di finanziamento dei vari paesi. È stato creato seguendo suggerimenti che sono venuti da altre parti, poi i dettagli possono essere stati diversi, ma la sostanza non cambia. È stato creato, è stato proposto questo meccanismo chiamato appunto, ora chiamato Next Generation European Union, io continuo a chiamarlo Recovery Fund per semplicità, anche se è molto importante il termine Next Generation, che ha un duplice scopo: finanziare sì i paesi, però finanziarli in maniera tale da porre le basi perché i vari stati diventino più in grado non soltanto di fare una ripresa, ma diventino anche più resilienti. Infatti, di questo pacchetto Next Generation European Union, la componente principale è la Recovery and Resilience Facility, che appunto ha nel nome questa idea, recovery, ripresa, ma anche resilience, resistenza. Il meccanismo che verrà utilizzato, gli importi, quali sono gli importi? Ormai, credo che ormai lo sanno tutti, il totale del pacchetto per tutta l'area dell'Unione Europea sono 750 miliardi, grosso modo metà fondo perduto, metà come prestiti. All'Italia va il grosso di questa, no, il grosso, comunque una percentuale molto elevata di questi fondi, circa 210, 209 si dice, poi vedremo alla fine esattamente quanti saranno, diciamo 209 miliardi, di cui un po' più di 80 sono a fondo perduto e il resto sono invece prestiti a tassi agevolati. L'Unione Europea si è impegnata a passare ai paesi lo stesso tasso di interesse che spunta sui mercati a cui prende a prestito l'Unione Europea. Siccome l'Unione Europea prende attualmente a prestito tassi largamente negativi, l'Italia prenderà a prestito dall'Unione Europea questi fondi a tassi di interesse negativi. Perché, poi entriamo nei dettagli, eccetera, perché questa cosa è innovativa? È innovativa perché al tempo stesso è diversa da quegli eurobond che erano stati invocati in passato. È diversa dagli eurobond che erano stati invocati in passato, 10 anni fa, perché qui non si sta mutualizzando il debito passato dei paesi. 10 anni fa, la crisi dell'area dell'euro, più o meno nel 2011-2012, molti economisti hanno detto: guardate, qui non c'è soltanto una soluzione, quella di rendere comune il debito. Invece di avere un debito italiano, una parte del debito, invece di avere un debito italiano, francese e tedesco, si mette insieme tutto il debito e dice: c'è un debito europeo e c'è un'istituzione europea che diventa creditrice nei confronti dei singoli stati, ma si tolgono dai mercati i debiti, una parte dei debiti dei singoli paesi. Questa cosa non ha funzionato e non credo che funzionerà mai, perché politicamente è quasi inaccettabile il fatto che i tedeschi si accollino un debito generato attraverso un processo su cui non avevano nessun controllo. Il debito nostro è stato generato da decisioni prese dall'Italia. E l'esperienza internazionale è che casi di mutualizzazione del debito sono molto rari, casi in cui si mette insieme il debito passato.
È successo al momento della creazione degli Stati Uniti, non al momento della creazione, sì, con la creazione degli Stati Uniti d'America, successivamente poi si è mutualizzato il debito dei singoli stati, ma quello è un debito che derivava da una guerra combattuta in comune. È stato messo insieme anche il debito italiano, quando è stato creato il Regno d'Italia, è stato messo insieme il debito del Regno Sabaudo con quello del Regno di Napoli e così via. Però questo è successo perché chi ha promosso l'unificazione d'Italia è stato il Regno Sabaudo, che era il più indebitato, quindi trovava conveniente mettere insieme il proprio debito con quello dei paesi del sud, e poi dire che è una responsabilità di tutti. Ma a parte questi pochi casi, mutualizzare il debito passato è una cosa molto strana. Qui il debito che si mutualizza non è il debito passato, ma è un debito futuro che si genera da una decisione presa in comune su come utilizzare le risorse. Questo è il punto fondamentale. Il fatto che i soldi arrivano soltanto se i paesi fanno certe cose è una conseguenza di un altro fatto che è ancora più importante. Sapete, questo è il meccanismo del recovery fund. I soldi arrivano se si fanno certe cose. Il passo prima è quello di mettersi d'accordo sulle cose che devono essere fatte. Per cui ogni paese con i soldi del recovery fund non ci può fare quello che vuole. Può fare certe cose che sono quelle che sono contenute in un recovery plan che appunto viene presentato alle istituzioni europee e che poi deve essere deciso in comune. Allora capite, la logica è diversa. Non è più un debito passato che si mette insieme, è un debito che si crea insieme, però decidendo insieme come utilizzare i soldi, come un condominio che decide di prendere a prestito i soldi insieme, il condominio di una casa, prendere i soldi insieme a prestito e poi si decide insieme come utilizzare queste risorse. Ed è per questo che i paesi devono presentare un piano alla Commissione europea e questo piano deve essere poi approvato a livello di Unione Europea, di Consiglio Europeo. L'erogazione delle risorse avviene soltanto in piccola parte all'inizio, perché mi sembra che non si sia deciso che il 13% delle risorse viene erogato inizialmente e il resto arriva via via che il programma viene eseguito. Come ho detto, ci sono due forme di finanziamenti, prestiti e il resto viene circa, il resto circa 80 miliardi, un po' di più, arriva a fondo perduto. Ora, sono state fatte diverse critiche al fatto che questi soldi non sono davvero a fondo perduto, non sono davvero un regalo. Allora cerchiamo di chiarire. Questi soldi arrivano inizialmente e non devono essere restituiti. La domanda è questa: ma se non devono essere restituiti, quando il prestito contratto dall'Unione Europea per finanziare queste risorse arriverà a scadenza, come fa l'Unione Europea a ripagare queste risorse? La risposta che ha dato l'Unione Europea è, in qualche modo, lo faremo attraverso risorse comuni europee, tasse europee. Si è parlato di tassazione, carbon taxation sulle importazioni, si è parlato di web tax, cose di questo genere, un potenziamento. Si tratterebbe di tasse europee. Ora, in realtà, anche una tassa che è pagata a livello europeo comunque arriva dai soldi dei cittadini dell'Europa e in parte anche, e senz'altro, quindi i paesi che ricevono questi finanziamenti a fondo perduto devono contribuire poi al ripagamento. Se i soldi poi attraverso questa tassazione europea non sono sufficienti, allora è ovvio che i paesi stessi dovranno fare dei trasferimenti all'Unione Europea. Quindi in generale si può dire che comunque un contributo a ripagare questi soldi che ti arrivano a fondo perduto sarà comunque fatto. C'è però un'importante considerazione: per un paese che riceve i finanziamenti a fondo perduto in misura superiore a quello che spetterebbe a quel paese, vista la sua dimensione, c'è un guadagno netto, perché il potenziale contributo a ripagare il prestito dipende dalla dimensione del paese. I soldi che si ricevono dipendono da quello che si decide inizialmente e dai bisogni dei vari paesi. Per l'Italia questo meccanismo comporta
che l'Italia in termini netti guadagna circa 25-30 miliardi, che sono davvero interamente a fondo perduto. Poi c'è l'altro vantaggio che deriva dal prendere a prestito questi soldi, i soldi per la parte presa a prestito a tassi di interesse sovvenzionati, che per l'Italia grosso modo valgono altri 20-25 miliardi. Quindi il totale comunque che ci arriva come regalo ammonta a una cinquantina di miliardi tra risparmio di interessi e fondi effettivamente, risorse effettivamente al 100% a fondo perduto. Un'ultima cosa. Questa necessità di ripagare i soldi che arrivano a fondo perduto esiste soltanto se poi fra 10, 20, 30 anni, quando l'Unione Europea deve ripagare i propri prestiti, li ripaga effettivamente. Secondo me la cosa più sicura è che tra 10, 20, 30 anni si dirà: ma il mercato ha ancora voglia di rinnovare questi prestiti, di comprare titoli europei perché vuole detenere titoli europei, e quindi si emetteranno nuovi titoli europei per ripagare il debito vecchio. Quindi questo è un debito, secondo me, che non sarà mai in pratica ripagato. C'è una domanda di titoli di Stato, di titoli europei da parte del mercato, e il mercato sarà disposto a riacquistarli quando arrivano in scadenza. Allora, questo più o meno è il meccanismo come è stato creato. Che succede? Cosa è successo negli ultimi mesi? Beh, ai vari paesi è stato richiesto di presentare questo famoso piano, il Recovery Plan, oppure il Next Generation European Union Plan. In Italia lo chiamiamo PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, credo che è il termine usato anche in Italia. Il problema è che alcuni paesi sono stati più rapidi a presentare questo piano, una decina di paesi l'hanno già presentato, tra cui tutti i paesi del sud Europa. L'Italia è l'unico paese che non l'ha ancora fatto. E siamo nel mezzo di una crisi politica completamente inattesa, generata da disaccordi su quello che ci dovrebbe stare nel piano, e che sinceramente io ho difficoltà a comprendere. Io non so quali siano state le dinamiche all'interno del governo. È probabile che entrino in gioco fattori personali, ripicche, cose di questo genere. Era stato presentato un piano all'inizio di dicembre, compreso anche la componente di governance, queste strutture a piramide, eccetera. Sono state fatte obiezioni in parte anche dallo stesso PD su questa struttura di governance, eccetera. Sono state fatte da Italia Viva sulla sostanza del piano. 62 punti sono stati presentati, il piano è stato riscritto pesantemente, andando più o meno nella direzione che mi sembra fosse in linea con questi 62 punti presentati da Italia Viva. Ciononostante si è deciso anche di non decidere adesso la struttura piramidale, la struttura di governance quale sarebbe stata. Io mi sarei aspettato che questo fosse sufficiente per mantenere la coalizione nella sua formazione attuale. Non è stato sufficiente, Renzi ha detto di no, le due ministre sono state ritirate. A questo punto però i segnali poi che sono arrivati poi da Renzi sono stati quelli: forse permettiamoci, se non da Renzi, da altri, niente ancora chiuso, eccetera. A questo punto però è stato Conte a dire no. Oggi il discorso di Conte è stato molto chiaro, la frase più significativa del discorso, che è durato un'ora, è stata questa: arrivati a questo punto non si può cancellare quello che è accaduto o pensare di poter recuperare quel clima di fiducia che è necessario, eccetera. Adesso si volta pagina. Questo chiude ogni possibilità, sembrerebbe chiudere ogni possibilità di trovare un accordo, nonostante mi sembra che le parti non siano così distanti. Certo, Renzi insiste sul MES, io il MES l'avrei preso 6 mesi fa, io il MES lo prenderei adesso,
ma non è una cosa su cui far cadere un governo. Se i 5 Stelle per qualche motivo si sono fissati che il MES è Belzebù, vabbè, pazienza, ci costa 270-280 milioni l'anno non prenderlo, pazienza, ma non si fa cadere un governo su questo. Però a questo punto le distanze sembrano tali che domani vediamo cosa succede, andando avanti questo governo. Però ricordiamoci, il piano deve essere presentato. Ricordiamoci che io il piano l'ho criticato, credo che ci sono tantissime cose che mancano in questo piano. Ricordiamoci che cambiamenti saranno richiesti anche dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, non è che prendono qualunque cosa arriva. È già stato indicato implicitamente che ci sono riforme che dovrebbero stare nel piano che invece non ci sono. E quindi questo significa che ci sarà ancora tanto lavoro comunque da fare. E adesso vediamo la situazione politica, come va avanti. Se si dovesse andare a elezioni, per qualunque motivo, a questo punto diventa, credo, impossibile per un governo che è dimissionario o che, se ci fosse un nuovo governo di scopo per portare il paese alle elezioni, sembra realistico che un governo di questo tipo possa presentare un piano che poi vincola l'Italia per gli anni successivi, perché attenzione, il piano una volta concordato con l'Unione Europea è un piano che vincola il paese, non è che poi si può cambiare così facilmente successivamente. Un nuovo governo non è che puoi dire no, questa cosa non ci piace e quindi non la vogliamo fare, no, quelli sono i soldi, allora non arrivano, eventualmente bisogna rinegoziare tutto. Capite, un governo a scadenza non può impegnarsi a presentare un piano di questo genere, quindi questa cosa come minimo ritarderà ulteriormente la nostra presentazione del piano. Qual è la scadenza? Inizialmente c'era scritto nei regolamenti europei che il recovery plan doveva essere presentato entro il 30 aprile. Mi sembra di capire che nelle ultime versioni del regolamento c'è scritto che deve essere presentato in principle, in linea di principio, entro il 30 aprile, che vorrebbe dire che passato il 30 aprile comunque c'è spazio per recuperare e presentare più tardi il piano. Però è chiaro, questi soldi ci servono, quindi più aspettiamo più non li riceviamo. È vero che adesso abbiamo i finanziamenti della Banca Centrale Europea, però come ho detto, i finanziamenti della Banca Centrale Europea dipendono dalla situazione dell'inflazione. Mettiamo che per qualche motivo ci sia un'impennata all'inflazione, la Banca Centrale deve ripensare alla propria politica monetaria. Ecco, quindi siamo in questa situazione in cui è stato creato questo strumento molto innovativo, è la prima volta che l'Europa prende a prestito per questi importi, prende a prestito importi di questa dimensione per passarli poi agli stati. Questa è la cosa, non sono gli stati che si indebitano direttamente sui mercati finanziari, ma prendono a prestito i soldi, è l'Europa che prende a prestito i soldi dei mercati finanziari. Questa è la cosa, è un debito europeo. Abbiamo questa cosa estremamente innovativa e ci troviamo come paese ancora a tentennare sul possibile uso. Un'ultima cosa che vorrei dire, molti vedono questo piano come, ho detto, è in qualche modo rivoluzionario, ma come qualcosa che rimarrà istituzionalmente, questa idea che l'Europa prende a prestito e poi passa i soldi ai paesi per iniziative che sono concordate. È stato chiarito dall'inizio, per non spaventare soprattutto i paesi nordici, che questo piano è una cosa una tantum che si fa in una situazione eccezionale e che non è questo un modo surrettizio di aumentare la dimensione del bilancio europeo. Il bilancio europeo rimane più o meno quella che è sempre stata, e questa è una cosa in più che si fa in una circostanza del tutto eccezionale e che non comporta niente necessariamente per il futuro. È chiaro che gente come me spera che in realtà questo possa effettivamente diventare l'inizio di un rafforzamento del bilancio europeo, che sapete attualmente ha dimensioni estremamente piccole, si tratta dell'1% del PIL dell'area, il 2% più o meno delle spese pubbliche dell'area, quando invece negli Stati Uniti il bilancio centrale intermedia è 20 volte tanto, 15 volte tanto,
Quindi che questa cosa possa diventare un modo con cui si capisca che accentrare certe forme di indebitamento, però io direi anche accentrare certe forme di spesa e certe forme di entrate, di tassazione, è qualcosa che è necessario per rendere più unita l'Unione Europea, per fare in modo che dall'accentramento delle certe politiche fiscali e di spesa arrivi anche una omogeneizzazione nella struttura delle varie economie europee che ancora manca e che è stata in passato, nel 2011-2012, una causa fondamentale di questa mancata convergenza, è stata una causa fondamentale poi del fatto che alcuni paesi sono stati attaccati dai mercati finanziari perché avevano accumulato debito estero e un debito pubblico interno e così via. Quindi è ancora troppo presto per dire le implicazioni che questo recovery plan avrà nel medio termine, però la mia speranza è che possa costituire, non possiamo dirlo, ma che possa costituire in qualche modo un precedente per un ampliamento del bilancio europeo e per un accentramento di decisioni prese dal Parlamento europeo e sulla spesa a livello centrale e sulla tassazione anche a livello centrale.